Buonasera a tutti e a tutte, saluto colleghi e colleghe presenti, ma anche chi ci segue in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. La riunione odierna del Comitato di Vigilanza sulla documentazione è convocata per lo svolgimento delle audizioni sul tema dell'intelligenza artificiale. L'audizione di oggi è particolarmente importante, poiché riguarda OpenAI, che come tutti sanno è al centro dell'attenzione mondiale, tra le altre cose, per l'intelligenza artificiale generativa e ChatGPT. Nelle sue diverse versioni, il prodotto rilasciato sul mercato da OpenAI ha disvelato le potenzialità e i profili critici dell'intelligenza artificiale al grande pubblico. Oggi, in rappresentanza di OpenAI, è collegata da remoto Anna Macaniu, vicepresidente Public Policy. Credo, ma la nostra ospite potrà eventualmente confermare, che questo incontro con OpenAI sia, dopo l'audizione svolta con il Senato statunitense, il primo incontro con un Parlamento europeo. È perciò di particolare interesse per il Comitato conoscere il punto di vista di OpenAI sugli sviluppi tecnologici attesi nel breve e medio periodo sull'intelligenza artificiale, sulle sue potenzialità ed i rischi connessi. Nel corso delle ultime settimane, Sam Altman, CEO di OpenAI, si è recato nelle principali capitali mondiali, dove ha incontrato i più importanti capi di governo. In più occasioni si è espresso a favore di una regolamentazione a livello globale dell'intelligenza artificiale. Anche su questi aspetti, quindi, appare particolarmente utile l'incontro odierno. Come di consueto, darei subito la parola alla nostra ospite per una relazione introduttiva e le chiederei la disponibilità a rispondere al termine a qualche domanda da parte nostra. La ringrazio ancora e le cedo la parola. Prego. Buonasera e grazie al vicepresidente Scola e tutti i legislatori per avermi dato la parola oggi. Adesso mi rendo conto che devo un pochino rispolverare il mio italiano, sono veramente molto lieta di essere qui per parlare di OpenAI. Come è strutturata la nostra azienda? È stata creata nel 2015 per garantire che AGI, l'intelligenza generale artificiale, andasse a vantaggio dell'umanità intera. Cosa vuol dire? Vuol dire che la AGI aiuti a creare un'abbondanza di scala, scoprire nuove tecnologie e aiutare l'umanità a fiorire. Quindi è stata fondata come una società senza fine di lucro, non profit, ma via via che siamo andati avanti sulla strada dello sviluppo tecnologico, quindi abbiamo avuto bisogno di grandi capacità di calcolo, abbiamo creato un modello unico. La governance è non profit, ma c'è anche un'azienda a fine di lucro, profit, quindi abbiamo degli investitori e questo ci consente di investire in talenti e potenza di calcolo, ma tutto ciò che va al di sopra di un certo tetto riconfluisce nella non profit, nella parte non profit. La non profit ha, diciamo, il timone dell'azienda, per cui il consiglio d'amministrazione è composto di membri che non hanno un investimento azionario nell'azienda, quindi sono indipendenti. Adesso qualche osservazione sul tipo di tecnologie che noi realizziamo. Abbiamo dei modelli grandi con una rete neurale pluristrato che assomiglia ai neuroni umani e quindi su un set di dati veramente amplissimi sono stati addestrati con una grande fetta di internet e altre basi dati e sono stati creati dei supercomputer per poter addestrare questo modello. La nostra priorità è la sicurezza, quindi nell'ultimo modello, il GPT-4, che è stato dell'arte, abbiamo passato 6 mesi per garantire che noi
impostassimo in maniera corretta questo modello, quindi abbiamo invitato anche gli esperti esterni per verificare la possibilità di evitare contenuti nocivi e abbiamo inserito una serie di mitigazioni per garantire che questo modello non producesse per l'appunto contenuti nocivi. Abbiamo rafforzato tutte le caratteristiche di garanzia della fiducia, quindi abbiamo aspettato ben 6 mesi prima di lanciarlo sul mercato. Abbiamo imparato molto da ChatGPT con tutta l'interazione con gli utenti. Abbiamo potuto utilizzare tutti quegli input nell'ultimo modello, il GPT-4, quindi noi continuiamo a iterare e allineare questo modello per garantire costantemente che il modello che noi mandiamo sul mercato sia il più sicuro possibile. Due parole su alcuni degli strumenti che magari avete già intravisto. Il modello, diciamo, linguistico ha una caratteristica di text in, text out. Si emette testo ed esce del test, quindi come un essere umano può tradurre, può fare sintesi, può svolgere tutta una serie di altri compiti. Quando abbiamo costruito il nostro modello precedente, i modelli in realtà sono programmati per darvi la parola successiva in una serie di parole. Queste capacità all'epoca non erano chiare, non sapevamo che i modelli sarebbero stati in grado di fare tutto questo. Adesso siamo meglio in grado di prevedere l'output e tutto il potenziale, le potenzialità delle nuove versioni del modello. Ma alcuni dei benefici che abbiamo citato all'inizio debbono un pochino declinarsi in maniera diversa. Abbiamo lanciato in open source un modello chiamato Whisper di riconoscimento vocale automatico che ha una precisione paragonabile a quella umana in molte, molte lingue. I think it was the translation. Credo fosse la traduzione. Prego, prego. Okay, e poi ci sono modelli di immagini in cui il testo viene utilizzato per creare delle immagini e questi modelli sono anche in grado di editare delle immagini e di ampliarle o anche qui infonderle in qualche modo come vediamo in questo caso. Come vengono utilizzati questi strumenti? In realtà molte persone vogliono diventare più efficienti, ad esempio la Morgan Stanley è un esempio in cui hanno fuso tutti i loro documenti interni facendoli interagire con il nostro modello, hanno 10.000 dipendenti in tutto il mondo e invece andare a ricercare i vari database utilizzano il nostro modello per interagire con tutte le informazioni che hanno prodotto nel tempo, risparmiando tantissimo tempo sia a livello di analisi sia a livello di contatti con i clienti. Anche i governi stanno utilizzando questo modello, ad esempio in Parlamento si potrebbe creare un corpus di testi legislativi, andare a verificare quali altre norme sono state approvate in passato e anche fare sintesi di proposte legislative pertinenti rispetto alla domanda. Questi modelli però a volte producono informazioni inesatte che vanno sotto il nome di allucinazioni. Noi proponiamo di usare il modello come un assistente per creare un database per ridurre il problema delle allucinazioni, perché utilizzerete ovviamente un sistema adatto alle vostre esigenze. In India il governo utilizza i nostri modelli per interagire con tutti i database dei servizi pubblici, anche le persone analfabete possono utilizzare la voce, ovvero utilizzare un testo per richiedere accesso a determinati servizi pubblici. E
Volentieri posso parlare anche di altre modalità di utilizzo. Quindi è sia molto emozionante sia sfidante, perché i casi utente, le applicazioni sono veramente vastissime. La sicurezza, l'ho citata all'inizio. L'addestramento non avviene sui dati del cliente. Quando vengono create delle applicazioni, quando una persona accessa al nostro servizio per creare nuovi strumenti, noi non vediamo i loro dati, non li utilizziamo per, diciamo, finalità operativa, finalità di addestramento. I dati vengono salvati per 30 giorni al fine di garantire che non ci sia abuso, che non vengano utilizzati per truffe, che non ci siano profilazioni. Abbiamo una serie di casi vietati dalle nostre linee guida e noi quindi salviamo le informazioni solo per garantire che non ci siano abusi, ma non li utilizziamo per finalità, diciamo, commerciale. Per quanto riguarda ChatGPT, l'utente può anche disabilitare la funzione addestramento, quindi con poche istruzioni può garantire che i loro dati non verranno utilizzati per addestrare il nostro modello. So che in Europa ci sono molte preoccupazioni riguardo l'abuso e l'uso dei dati personali, quindi durante la fase di addestramento e dopo noi garantiamo che queste informazioni vengano rimosse dal set di dati e quindi le informazioni personali dei singoli vengano espunte e quindi riduciamo la probabilità che il nostro modello possa generare delle risposte che in qualche maniera contengano informazioni personali rispetto a una persona, a un singolo. Questo è un nuovo modus operandi del nostro modello. Stiamo andando verso la multimodalità. I nostri modelli possono utilizzare anche delle immagini, diciamo, in una forma di mostriamo al modello un'immagine che noi non descriviamo, ma gli chiediamo al modello cosa succede se le forbici tagliano il filo, e il modello ragiona. Se le forbici tagliano il filo, cade il peso e l'altra sfera salterà in alto. Quindi i modelli iniziano a ragionare. Questo, diciamo, un uso quotidiano. Pensiamo a casa vostra, dove c'è un diagramma con tanti tubi e condutture, e questi qui i tubi sono etichettati, quindi il modello legge e guarda l'immagine e quindi capisce, quindi, la configurazione, diciamo, idraulica, e può dare quindi una risposta precisa. Ad esempio, l'utente chiede a che servono questi tubi e il modello dice serve per equalizzare la pressione dell'aria in tutto il sistema idraulico ed evitare appunto la perdita, la fuoriuscita di liquidi. So che questo frigorifero non è bello come un frigorifero italiano, diciamo, non contiene prodotti altrettanto belli, ma se voi fate una fotografia del vostro frigorifero, chiedete al modello che faccio, che preparo per cena, il modello guarda gli ingredienti e produce una ricetta. Questo ancora non è nel pubblico dominio, anche se stiamo preparandolo da mesi. Continuiamo a sviluppare mitigazione. Abbiamo un utente che ha lanciato pubblicamente questa tecnologia, è Be My Eyes. Tu devi essere i miei occhi. Le persone ipovedenti possono fare fotografie e video e il modello gli descrive il loro l'ambiente circostante, quindi possono, utilizzando il telefono, muoversi e conoscere, esplorare l'ambiente circostante.
Ovviamente questo migliora l'accessibilità, ma dobbiamo ancora risolvere problemi come il riconoscimento di determinate persone prima di poterlo lanciare sul mercato. Posso parlare anche della sicurezza per i minori? So che è un tema caldo, è emerso più volte durante il nostro giro delle capitali, quindi è qualcosa, diciamo, di estremamente serio, e noi abbiamo adottato una serie di misure per la sicurezza dei minori. Il sistema non può generare contenuti per adulti violenti o di odio. Abbiamo una serie di mitigazioni. Quindi GPT-4 è il modello più sicuro fino adesso, quindi la probabilità che risponda a questo tipo di istruzioni è dell'82% maggiore rispetto al passato. Abbiamo dei revisori sia umani sia tecnologici che verificano per l'appunto la eventuali violazioni, quindi sono sistemi che diventano sempre più sicuri e più affidabili. Veramente uno potrebbe andare avanti per sempre, però forse è più utile per i parlamentari passare alla fase di domande e di scambio per potersi concentrare su alcuni contenuti. Prego. E anche per questa possibilità di dialogare a proposito delle cose che ci ha raccontato. Poi anch'io delle domande da fare, ma non so se il collega Amorese vuole intervenire prima, perché sono in corso anche i lavori d'aula, così consentiamo al collega magari di fare una domanda, se lei può rispondere poi andiamo avanti con questo metodo, se è d'accordo. Prego, onorevole. Sì, grazie di essere qui con noi. La mia è una curiosità, perché ho letto, per quanto riguarda OpenAI, alcune diciamo così, giudizi sull'atto, ovviamente un primo atto della comunità europea, della Commissione europea sull'intelligenza artificiale. Volevo sapere qual era la sua idea, se si era fatto un'idea sui primi commenti della Commissione europea. Prego, se vuole rispondere, poi magari facciamo altre domande, se è d'accordo. Sure. So if I... Quindi quello che noi pensiamo dell'atto europeo sull'intelligenza artificiale, noi crediamo, come ha detto Sam all'audizione di fronte al Senato statunitense, che i governi democratici debbono regolare questo settore, perché altrimenti non si può garantire che questa tecnologia, una tecnologia che non è soltanto nostra, se no non possiamo garantire che vada a vantaggio di tutti senza un quadro, una cornice normativa approvata da governi democratici. Quindi noi sosteniamo l'azione dell'Unione Europea. So che ci sono ancora dei punti, dei temi aperti e bisognerà trovare una sintesi tra le diverse proposte, Parlamento, Commissione e Consiglio, ma l'ultima bozza del Parlamento, che ovviamente dobbiamo analizzare ancora a fondo, sembra che vada nella direzione giusta, per cui grandi modelli linguistici, modelli di fondazione come il nostro vengono separati per quanto riguarda un rafforzamento delle misure di trasparenza. Le formulazioni sono ancora molto ampie, dobbiamo ancora riflettere meglio su come poi dare specifica attuazione ad alcune delle direttive, ad esempio la trasparenza nell'interazione con l'intelligenza artificiale. Dobbiamo ancora dargli un po' un contenuto più specifico, dobbiamo capire come funzionerà nelle diversi usi dell'intelligenza artificiale. Forse bisogna mettere a punto qualche aspetto, quindi non soltanto le proprietà generative dei modelli, ma anche il fatto che le persone utilizzano queste capacità per costruire altri servizi e altri strumenti, quindi si generano degli strumenti che non sono però di fondazione, ma in linea generale noi sosteniamo questo
questo impegno. Abbiamo avuto anche un valido scambio sugli spazi di sperimentazione normativa, i famosi sandbox, e noi saremo pronti a farne uso. Abbiamo parlato anche con il commissario competente la settimana scorsa per iniziare a studiare il modo di garantire l'attuazione dell'atto europeo. Provo a fare qualche domanda anch'io, magari le suddivido in due blocchi. Il primo non è uno scherzo né è particolarmente originale, ma ho provato a chiedere a ChatGPT che domande avrebbe fatto in un'audizione con i creatori di ChatGPT. E tra queste domande avrebbe chiesto, ne scelgo due, poi ci sono quelle che invece farò io separatamente. La prima è: quali criteri avete utilizzato per selezionare le fonti di addestramento di ChatGPT e come avete affrontato il problema della disinformazione? Un po' lei ne ha già parlato, ma questo è un tema molto sentito in Europa e anche in Italia. E la seconda domanda è: come avete gestito il bilanciamento tra accuratezza e creatività, visto che lei ha parlato del fatto che talvolta le risposte che GPT fornisce non sono totalmente accurate, appunto nella generazione delle risposte di ChatGPT. Prima rispondiamo a ChatGPT, poi magari faccio alcune domande invece anche io. So the first question was about... La prima riguardava i dati di addestramento, i criteri, diciamo, e poi anche la disinformazione. No, abbiamo delle basi, dei database proprietari, scientifiche, letterarie, per garantire che il modello possa disporre di una base di conoscenze e di capacità più ampia possibile. Utilizziamo anche dati estratti da internet, però sono valutati dalla nostra equipe di pre-training, di pre-addestramento, quindi possiamo quindi filtrare tutto ciò che è, diciamo, inopportuno, informazioni personali, eccetera. Ma noi non è un copia e incolla, però i nostri modelli imparano, anche se vedono informazioni personali, il nostro modello cerca di capire qual è il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, e quindi capisce il contesto la volta successiva, e quindi capisce il significato dell'informazione piuttosto che riprodurla. Quindi è un po' come una persona, un essere umano, in cui noi apprendiamo a crearci un modello del mondo che ci insegna a interagire con il mondo stesso, comprendere le cose che vediamo, le cose che leggiamo. Per quanto riguarda la disinformazione, è un po' una sfida che noi però prendiamo estremamente sul serio. Nelle nostre linee guida noi diciamo che non permettiamo la creazione di chatbox politici ai nostri utenti o altri, diciamo, strumenti che sarebbero estremamente controversi. Poi, quando creano una chat box, l'utente deve essere trasparente. E per quanto riguarda l'antropomorfizzazione, c'è una differenza tra questo modello e social media, dove c'è un'interazione privata tra un singolo e il modello, piuttosto che la diffusione di informazione a tante persone. Le persone debbono essere consapevoli di quello che è un chat box, quindi se vengono inserite domande personali, religiose, politiche, ChatGPT risponde: io sono un grande modello linguistico, non ho opinioni politiche, non ho una fede religiosa, e quindi l'utente si deve ricordare, cioè capisce che il modello non è antropomorfizzato. In passato abbiamo rilasciato delle soluzioni sulla detezione e rilevamento dei testi generati dall'intelligenza artificiale, ma questi strumenti sono ben lungi dall'essere perfetti. Possono essere sconfitti, tra virgolette, quindi
contesti importanti non sono del tutto affidabili. Ci possono dare un'indicazione che il testo è stato generato con l'intelligenza artificiale, ma non è affidabile al 100%. Ci stiamo lavorando. Lavoriamo anche sulle filigrane per le immagini. Abbiamo delle mitigazioni nel sistema di generazione di immagini per impedire alla gente di generare immagini porno o immagini che possono sconvolgere, quindi vogliamo impedire alle persone di generare immagini, diciamo, problematiche. Però è un problema, diciamo, pansociale, perché bisogna far capire alla gente cosa è questa tecnologia, quindi campagne di alfabetizzazione per l'intelligenza artificiale e lavorare anche con le piattaforme che distribuiscono queste informazioni, perché una cosa è generare i contenuti, una cosa è distribuirli, noi non abbiamo un controllo sulla distribuzione, quindi dobbiamo cooperare con tanti soggetti. Accuratezza versus creatività. Effettivamente c'è un compromesso, un bilanciamento. A volte quando chiediamo al modello la risposta specifica, e spesso la risposta specifica è meno creativa, meno interessante. Quindi c'è sempre questo bilanciamento. Quindi anche vediamo nelle risposte, noi diciamo che il nostro modello linguistico non produce dei fatti. Quindi le iterazioni sono importanti per arrivare all'accuratezza. Le persone debbono verificare le informazioni prodotte dal modello. GPT-4 è meno suscettibile di allucinazioni rispetto al modello precedente. Quindi rafforzando la ricerca arriveremo a un'accuratezza ancora maggiore. Poi c'è il browsing, e questo vuol dire che il modello otterrà informazioni da internet e quindi indicherà le fonti di quelle informazioni, e quindi questo ridurrà le allucinazioni, le imprecisioni. E poi potete creare il vostro database, quindi il modello recupererà informazioni da un database affidabile, e questo migliorerà anche questo l'accuratezza. Grazie. Ora vengo alle mie domande. La prima riguarda il lavoro, l'impatto che voi pensate possa avere l'espansione di questa tecnologia che ha sorpreso il mondo per rapidità di evoluzione e per capacità di permeare tutti i settori della società. E quindi che impatto voi pensate che possa avere, e soprattutto che ruolo immaginate per l'uomo nell'interazione con l'intelligenza artificiale generativa? Perché lei l'ha detto più volte nel corso della sua introduzione, c'è comunque un elemento umano che resta, però è molto importante capire come questo impatta sull'occupazione e sul lavoro delle persone. Questa è la principale preoccupazione che c'è riguardo appunto l'intelligenza artificiale generativa, che per la prima volta impatta pesantemente non solo sul lavoro ripetitivo, come già la tecnologia ci aveva dimostrato di poter fare, ma anche sul lavoro creativo, che fino a qui era stato in qualche modo considerato una riserva di capacità delegata soltanto all'intelligenza umana, posto che io, come immagino anche lei, come tanti, ritengo che l'intelligenza artificiale altro non è che un prodotto dell'intelligenza umana, quindi anche in questo caso il fattore umano c'è e conta. Quindi la prima domanda è questa: l'impatto sul lavoro e il ruolo che resta nell'interazione alle persone, nelle dinamiche occupazionali. Seconda domanda riguarda il procedimento legislativo. Lei ha un po' accennato alle possibilità di applicazione di questa tecnologia che possano riguardare i governi. Ovviamente qui siamo
in un'assemblea legislativa, quindi anche i parlamenti. Se può dirci qualcosa di più rispetto a questo, naturalmente tenendo fermo il principio per cui per noi la salvaguardia dell'elemento democratico significa anche qui salvaguardia del fattore umano, per cui la tecnologia è concepita come un supporto di semplificazione al lavoro delle persone e mai come sostitutiva invece delle persone stesse, in questo caso naturalmente sia dei funzionari che degli eletti in particolare. Terza domanda riguarda la trasparenza. Voi credete che si sia fatto abbastanza nell'implementazione di ChatGPT riguardo la trasparenza dell'addestramento, dei dati che vengono utilizzati, degli algoritmi che utilizza e che è in grado di generare? O pensate che in questo ci sia spazio per fare ulteriori passi in avanti? Io sono personalmente convinta che più trasparenza c'è riguardo il funzionamento di una data tecnologia, più è facile avere la fiducia dei cittadini e delle istituzioni e che quindi i meccanismi di fiducia si instaurino più naturalmente nel momento in cui, appunto, nei limiti del possibile, perché capisco che l'esigenza di sviluppare un business comporta anche la necessità di avere una protezione di alcuni degli elementi che vengono utilizzati, dall'altro lato però, a proposito di trade-off e di bilanciamento, c'è la necessità di avere una visibilità rispetto a come questi strumenti funzionano, che forse fin qui, questo ovviamente è il mio punto di vista, non è stata portata al massimo e quindi vorrei avere una sua opinione a questo riguardo. Grazie. Of course. Certamente, grazie mille per le sue domande. A proposito della prima domanda sull'impatto occupazionale, io ho una formazione da avvocato e mi sono occupata di diritto per anni e quando ho visto per la prima volta questa tecnologia mi sono davvero preoccupata, ma di fatto la situazione è diversa, perché questo strumento elimina compiti, mansioni, non posti di lavoro, il che significa che sicuramente c'è un impatto su una serie di professioni, perché le modalità di conduzione e di svolgimento delle attività professionali può cambiare, ma questo non significa che venga meno la necessità di quelle professioni. Un ambito di cui ci siamo occupati è l'ingegneria dei software. Il fatto che GPT-3 fosse in grado di scrivere fluentemente codici informatici stupì in fase di addestramento tutto, e quindi pensavamo che l'ingegneria del software potesse non essere più necessaria, quindi abbiamo sviluppato una ingegneria diversa che potesse incorporare i codici informatici, ma sicuramente è diverso il modo in cui si trascorre il tempo lavorando. Invece di trascorrere la maggior parte del tempo redigendo i codici, adesso si trascorre il tempo rivedendo quei codici, quindi si garantisce che i codici possano aumentare di circa il 50% la loro produttività nello stesso quantitativo di tempo. Immaginate, considerando adesso la massiccia necessità del software engineering e dei codici, questo dà vita a nuove e innumerevoli forme di applicazione, ma questo l'ingegnere dovrà chiaramente aggiornare le proprie capacità, dovrà poter rivedere i codici. Negli Stati Uniti c'è stato un avvocato che ha scritto una memoria e inserita in ChatGPT, il caso ha avuto grande risonanza sulla stampa. È vero che quello non è il modo di utilizzare quello strumento, ma posso dire da avvocato che molti miei colleghi utilizzano quel sistema, ma sicuramente il prodotto finale non viene presentato in tribunale, si verificano i fatti, si riscrivono i testi, e questo è un modo, un ausilio attraverso il quale anche io utilizzo questa tecnologia. Abbiamo ricevuto anche tanti feedback dal governo americano e posso dire che
Ognuno di noi continua a scrivere di proprio pugno le proprie memorie. Sicuramente non viene eliminata la necessità di professioni che hanno bisogno di un background di conoscenza, le professioni che richiedano la revisione e la comprensione del prodotto finale. Quindi è prevedibile l'impatto. Probabilmente alcuni posti di lavoro saranno eliminati, ma altri ne verranno creati. Penso anche all'ingegnere, al prompt engineer, una professione che adesso è di gran moda ed è molto ricercata. E quindi nel prossimo futuro ci sarà un'ulteriore necessità di questi profili professionali. A proposito delle applicazioni di questa tecnologia, io ho lavorato per 8 anni nel governo statunitense e mi eccita e entusiasma moltissimo questa possibilità offerta, tanto del lavoro che viene svolto dalle agenzie governative, che richiede la ricerca, il recupero di precedenti o la riformulazione di risposte che sono già state redatte nel passato. Grazie a questo si eliminano tante mansioni, quindi si può essere più creativi, più strategici, sviluppare nuovi compiti, nuove mansioni. Per il Centro di Ricerche del Congresso negli Stati Uniti abbiamo sviluppato uno strumento per sintetizzare le proposte legislative, perché viene creata e redatta una sintesi di ogni provvedimento prima che venga presentato, per esempio, al Senato. Quindi la prima sintesi può essere redatta con l'intelligenza artificiale e questo strumento si rivela utile. Quindi un provvedimento di centinaia di pagine può essere sintetizzato attraverso il modello, ma la sintesi può essere letta, rivista e verificata. E quindi c'è un compito redazionale che permane. Le agenzie governative hanno dei database che consentono ricerche, il ritrovamento di informazioni, e il modello può suggerire ulteriori domande che possano essere rivolte o preparate per un'audizione, per esempio. E chiunque sia interessato può essere contento di sapere che noi abbiamo un team di ricerca, di ingegneri, che si occupa proprio dell'attività delle nostre agenzie governative, può pensare ad alcune delle mansioni che possono essere aggiunte e quindi fornisce assistenza ed è chiaramente disponibile a collaborare nel caso in cui lo desideriate. A proposito della trasparenza, quando abbiamo lanciato GPT-4 è stata la preparazione di una tabella sistemica che elenca, quando svolgiamo i test, le nostre valutazioni del modello, anticipa quali potrebbero essere alcuni dei comportamenti negativi malevoli che noi individuiamo, come possiamo affrontare questi comportamenti, anticipiamo alcuni di questi comportamenti. Si tratta di un documento molto lungo e naturalmente le questioni della trasparenza riguardano il grado di utilità per i parlamenti, i governi, i cittadini che vogliono capire il modello, l'impatto del modello, e anche i dati per l'addestramento sono un elemento importante, ma il problema è il rapporto tra i dati che vengono immessi nel modello e il comportamento effettivo del modello, e c'è una sottile linea di divisione, di demarcazione. Quando addestriamo il modello ci sono tante fasi di inserimento di algoritmi, anche c'è un grado di rifiuto di risposta da parte del modello a volte. I dati per l'addestramento possono non essere eloquenti su quello che il modello saprà fare dopo. Questo è un problema. Ecco perché stiamo cercando di capire e cerchiamo di capire quali sono le cose che possono aiutare la gente a capire l'impatto e il comportamento del modello. Le valutazioni sono fondamentali, per cui tutti i cittadini possono essere in grado di valutare, e anche gli strumenti che aiutano a capire le capacità del modello. Abbiamo avviato una biblioteca open data di queste valutazioni che mettiamo a disposizione, e abbiamo elaborato una serie di standard
per la valutazione del comportamento dei modelli in modo che si possano effettuare delle comparazioni e ci occupiamo anche dei modelli futuri e dell'impatto dei loro comportamenti e possiamo collaborare su questo in modo che possiate ricevere tutte le informazioni a proposito delle nostre valutazioni. Grazie, grazie davvero per questa conversazione. È stato per me molto interessante, per noi molto interessante poter ascoltare le prospettive di chi ha in qualche modo scombinato anche i piani rispetto alla rapidità di sviluppo dell'intelligenza artificiale generativa e sicuramente questa proposta di continuare a lavorare insieme scambiandoci anche appunto le informazioni che servono a noi per fare bene il nostro lavoro, per informare al meglio i cittadini e anche per avere programmi di formazione delle persone che consentano a tutti di poter spendere al meglio i propri talenti anche in un ambiente nuovo, radicalmente modificato dall'introduzione di queste tecnologie. È un invito che raccogliamo molto volentieri e sicuramente ci sarà modo di proseguire la nostra collaborazione. Io quindi la ringrazio ancora per essere stata qui con noi e le nostre audizioni proseguiranno con un'altra audizione che si tiene l'11 di luglio e quindi insomma convocheremo di nuovo il comitato con all'ordine del giorno audizioni sull'intelligenza artificiale il prossimo 11 luglio. Grazie ancora e chiudiamo qui la seduta del comitato. Arrivederci. Grazie mille.